Eccoci con una nuova mirabolante puntata del Trono del Muori. Dai dai, mo ascià stagione 8 e io devo finire sta cazzo di stagione 2 per forza entro il 14. Ya posso fa, devo ammollare un po' quei iscrittini, lo capisco. Anche perché ci saranno puntate di 80 minuti, ma come faccio in una settimana? Vabbè, poi ci pensavo, già sto a perdere minutascio. Sigla, mo ricomincia il Trono 8, meno di un mese, mi cago sotto. Perché la gente morirà, quella che si è salvata, me sa che va a morire ammazzata. E dovrò fare i riassunti, puntate di 80 minuti, in 7 giorni spio cornuti. L'ottava puntata della seconda stagione del Trono del Muori beginna con tutti i corvetti morti. Ma piccoli angeli! Ma così nessuno può avvertire nessuno. Arriva Yara dal fratellino, che prima lo bullizza un attimo. Gli fa giretti intorno. Signorina, non è una moto! E poi lo piave il culo. Ho conquistato Grande Inferno! Me coglioni, che eroe! Da solo contro due gnappette? Beh, sempre un 2 contro 1, eh! Ma tu trovi gli Stark, la gente che vale i soldi veri, il bottino leggendario arancionissimo, e te li troppi così, l'ammazzi. Ma ammazzi i poracci che è piano così, no? L'avevo detto io! Ma sono scappati! Gli amichetti mi avrebbero preso in giro, uffi! Avrebbero pensato che sono debole! Tu sei debole! Apposta perché pensi che gli altri possano pensare che tu sia debole. No, non ho capito. Non sei un uomo di ferro, sei un uomo di balsa, inventore di una storia falsa. Infatti, sono veramente gli Stark quelli, sì. E come no? Sei più idiota di quanto credessi. Non chiamarmi idiota. Idiota. Basta. Idiota. Falla, finiscila. Idiota, 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 idiota. Oh, ma fa incazzare, sa? Mo che posso? Cazzame. No, niente. Se no che fai? Parliamo di come difendere Grande Inverno, che ho conquistato io! È mia! Ok, fase 1, sedamo. Ma cosa? Dopo tutto quello che ho fatto, ci è morto pure il personaggio secondario! Ma che cazzo ce famo con sto castello in mezzo alla neve? Pure te sei un fenomeno, eh? Siamo navigatori, ci piace o solo o mare, o core! E Grande Inverno conquista! Ma non potevi attaccare Genova! In più, appena Robbo lo verrà a sapere, ho ammazzato tutti i corvi, prima scena, c'era un motivo! Grande Inverno è mia! Lasciateci. Ma poi andavene voi. Siete in due e noi stavamo a magnà. Che palle sti nobili. Fredo, io ti voglio bene, sei mio fratello. Ma non ti azzardare a schierarti mai più contro la famiglia, chiaro? Dion, fa cazzate in montagna, dai. L'avevo detto io. Grande Inverno, e mi ricordo quando eri piccino così, un polipettino, un calamaretto, che rompevi il cazzo, rompevi il cazzo, rompevi il cazzo, rompevi il cazzo, rompevi il cazzo. E una sera te volevo ammazzare. Niente di personale, rompevi il cazzo. Se vede che avevi capito, eri più intelligente del casino. E mai guardato sorridendo. Ah, Grande Inverno è mia. E allora vaffanculo. Se devi morire, muori vicino al mare. Ciao. Andiamo da John e dai suoi nuovi amichetti, tra cui il Lord delle Ossa. Che la prima cosa che ho immaginato vedendolo è lui con ago e filo che sa far vestitino, con tutte le ossicine delle personcine squartate che se ne attacca alla pelliccia. Vince la gara dei cosplay, signori. Ha vinto lui, dai, ha vinto lui. E via a litigare con gli Grit. Ho catturato un corvo, pure io. E il mio più giovane, e il mio sa più cose, e il mio figlio bastardo di Ned Stark. E che cazzo? Ma ora che la guardo meglio, venderebbe mica quella maschera. Mi serve per il canale, ci faccio i raduni. Pure Corin è stato catturato. Ma qua, ragazza, sì, non gliel'ho fatta uccidere. Scus, vabbè. E gli altri? Stiamo nel Trono del Muori. Scus, vabbè. Andiamo dallo Stark a non bastardo, che parla con Talisa della sua futura moglie Frey e ne descrive ogni aspetto che conosce. Boh, direi che sono pronti per matrimonio, dai. Sì, sì, pure io, sono tanto contenta. Non gli auguro per niente di casca dalle scale alte, da delle scale alte, di andare a far visitare Lisarrin. E ops, chi ha lasciato la porta della luna aperta? No, no. Puttana. E come ti sposi? Per un ponte. Beh, mi sembra un po' poco, maritar futuro re del nord per la proprietà del ponte. Beh, ma il ponte è importante, eh. Rappresenta le tecnologie avanzate al servizio di progettazioni di guerre particolari e specifiche. Cioè, un supporto che servirà per grosse situazioni. Uno strumento che con precisione ti porta da una riva all'altra del fiume per una svolta magari futura. Non so se mi spiego. No. Sì, ok, è un ponte. Che poi non è che diventa proprio mio.
ci passo sopra come galoppino, ecco. Cioè ti sposi per passare un ponte? Mi madre è stata mi madre, c'entro niente, non mi ha detto niente, ha promesso pure mia sorella, una matta, doveva promettere mia sorella e basta, ed era pure troppo. Ma dovevamo andare a salvare mio padre, Sese, che è pure morto, e quindi ora manco serve più. Che tipo era tuo padre? Ah, era un uomo straordinario. Seguono tutti i complimenti a Ned, che era un lord bra. Eccitazioni. Com'è possibile essere coraggiosi avendo paura? È proprio la paura che rende coraggiosi. Azzopè. E no? Era un lord di sinistra che amava il popolo. Davvero? Faceva le marchette ai multinazionali e magliettari? Ma che sei matta? Oh! Non gli interessavano gloria e ricchezza. E a te? Pensi che stia facendo questa guerra per gloria e ricchezza? Non ho detto questo. Che c'entra la guerra? Ci abbiamo il metalupo con la coda di paglia, eh? Ma io voglio andare a casa. Anche perché sono due puntate che c'ho un brutto presentimento. Forse dovrei tornarci. Perché i Corvin tornano? Ma prima devo sbragare Lannister. Abbiamo anche Jamie come moneta di scambio. Jamie si è dato. No, stiamo calmi. Come? Tu madre. Le cazzate back in action. Ogni tre puntate lei le fa. Madre, io t'ho difeso, eh. Mi dicevano tratta male John. E io vabbè, perché mio padre è birichino. Quando gli pare con Bran in coma. E ok, vuole sapere la verità. Rapisce nani a cazzo dei metacani. Succede, pensava fosse Lannister. Lo porta da sorella pazza per un processo equissimo proprio. Che fa parte di tutta la guerra. Se no Jamie non andava da Ned. Voleva sapere la verità. Dice a Ned di fidarsi di Dito Corto, che è proprio quello che lo fa imprigionare. E pensava fosse amico suo. Promette mezza famiglia in matrimonio al lord più fio da merda del regno. Anche se mo c'ho questa che invede l'ora e non posso fa niente. Ma il ponte era importante. Ma mo che cazzo gli dico alla gente per difendete? Le cattate. Voglio scambiare le piccole angele sorelle tue per Jamie. Bran e Rickon sono al sicuro a Grande Inverno. Ma che ne sai? Potrebbero essere morti bruciati per quanto ne sapevo. C'è sto presentimento strano da buttare. Quindi non fa le cose come se sapessi come va la situazione. Non sai un cazzo. E poi l'hai fatto per egoismo, quindi. Per vedere le figlie tue. Sì, va va. Pure spavardina. Cioè, fai le stronzate e fai pure sì, vabbè. Mortacci, mamma mia, God. Ma che è un film Marvel? Mettiamo i nostri bisogni personali davanti a una guerra che coinvolge migliaia di persone che morono. Cioè i valori proprio de merda. Arriva pure Castark. Io ci ho perso due figli. Ma sta buono che c'è di mezzo frebutato pure il cognome Castark. Eh no, ma catta è brava, c'avete ragione voi. E il fatto che anteponga la vita di due ragazzine avanti a una guerra di migliaia di soldati, i popolani squartati e tutte cose, le torture, l'hai visti i sorci a scatena del delirio? Va bene. Sì, sì, sempre cose giuste ha fatto. Sì, ma fenomeno. Questo è tradimento a morte! No, no, un po' troppo, è sempre mia madre. Ai domiciliari. Per quanto riguarda Jamie, inseguitelo e riportatemi lo sterminatore di re. Ma vaffanculo pure te. Fatto bene, ha fatto. Rob, la stai prendendo male. Sono sicura che raggiungerà Prodo senza intoppi. Io ci azzecco sempre, a quanto pare. Ma sto rendendo conto che pure Jamie avrebbe un motivo per averci la coccat non da poco. Eh? È partito tutto da qua. Il piano de Cat è far scortare Jamie da Brienne. Una guardia sola. Lascia perdere che donna, non siamo sessisti, perché poi Brienne te sfonna. Ma una sola! Per lo sterminatore di re! L'ostaggio più importante di sta guerra! Cat! Fermate questa donna! Sta distruggendo il mondo! Cat, ma che te dice il cervello? E vabbè, Jamie e Brienne fanno amicizia. Non ho mai conosciuto una donna come te. Ah, così? Sì? Brutta. De dove sei? Di Tart. Dove fanno le tartine? Basta, scusa. De chi sei la figlia? De Lord Serwin Tart. Ah, lo conosco. Hai fratelli? O contano te come fratello? E poi fa due chiacchiere. E poi gli dice una cosa tipo: sei mica interessata alla zoofili? Che se tromba i cavalli, ma vabbè. Taci, sterminatore di re. Sei un uomo senza onore, Sese. Brutta e rompi coglioni. Te dice bene che sono legato. Se no t'avrei fatto un culo così, Sese. Posso io a rompi coglioni? Sali. E il primo giretto
letto in barca. Oh, stanno a Villa Borghese. Dai, è col consiglio di guerra dei Tywin, dove tutti i lord sono preoccupati per l'imminente arrivo di Stannis ad approdo. E abbiamo la gente seria! E il popolo? Vabbè, dai. E il trono? Se portiamo appresso pure quello. Non si può fare. Mannaggia. Tywin quindi a Stannis vicino ad approdo del re. E Robb vicino a Castel Granito, a casa sua. La situazione non è bella. Ma loro almeno sanno che grande inverno mo c'è l'anni Greyjoy. Loro lo sanno, Rob no. Bah, le spie di Rob timbrano il cartellino e poi vanno in taverna. Ma Tywin è sicuro che Rob attaccherà uguale Castel Granito, anche sapesse che grande inverno è conquistata. Quindi lo vuole intercettare, lasciando la montagna a guardia di Arrenal. Ricomincia il gioco aperitivo! Arya ha sentito tutto e non è serena. E diventa ancora meno serena quando scopre che deve fare la guardia alla montagna. Come scus? Assicurati che non beva troppo. Io devo tenere d'occhio lui. Sì. Fidati. Arya cerca Jaqen, ma trova invece i compagnetti di cella sua. Ti ricordi? Eh? Ti ricordi dove ti avevo detto che ti avrei infilato quel bastone? In marcia! Sta salvando la gamba! No! E Jaqen non l'ha visto nessuno. Non si è visto manco da solo. Basta. Si passa a Frittella Food Blogger, che ambisce alla cometa Michelin. Alla stella rossa Michelin. Dov'è Jaqen? Che ne so. Io l'ho visto. Dove? Non te lo dico. Gne gne. Noni. Colpo della stella del nord. Quando toglierò i miei pollici dalle tue terminazioni nervose, ti rimarranno solo 7 secondi di vita. Te stacco le orecchie e faccio due. Ma sotto bicchieri! È uscita a cavallo, please stop! Va Frittella, da bullettino a sottotrama comica. Finisce sempre così. Perché lo sta cercando? Perché a quanto pare vuole uccidere Tywin. Mo, mica 8000 puntate prima che c'era tutto il tempo. E infatti mo Tywin faccia. Abbandoniamo Westeron, perché torniamo sopra la barriera. Da Jon e il monco, che ha un piano. Mo te m'ammazzi, così c'è fatta super spia. Fellone, marrano, gaglioffo, tuo padre era un maiale. Shh, stai al gioco del muori. Scusa, per tuo padre era bravo. E gli grit ce casca subito da Tyrion e Bronn, che non segue l'etichetta, che si confà ad uno del suo rango. Mettiti la cappa, cazzo. Ma mi dà fastidio, ma non ho mai visto Watchmen. Fa caldo, non mi va. Sei il comandante della guardia cittadina. Ma che davvero? Ma posso ancora rubare? Certo! Anzi, può rubare ancora di più! Ottimo! Ora pensiamo a come difende approdo del re. Ok. Questi libri ci daranno una mano. Dai! La soluzione è qui da qualche parte. Sicuramente. Che c'è? Nessun testo vale quanto un buon arciere. Se a miei tempi i draghi davano fuoco in orario. Ma sta buono e studia, deficiente. Arriva Varys, che si complimenta per il drastico calo della criminalità in città. Non ruba più nessuno. Oh, che bravo. Sei modesto, mica me l'ha detto. Come ha fatto? Beh, ho smesso di rubare. Rappresentavo il 77% dei crimini. Scherzo. Ho venduto tutti amici mia. Ammazza che stronzo. Grazie. Bronn è un uomo de mondo che viene da strada e spiega che durante una assedio, il pericolo principale è il nemico. No. Le catapulte che te sfondano tutte cose? No. Lo spread? Lo che? È la fame. Ah, cazzo, la fame, giusto. Io volevo dire, ma mi pare una cazzata. Il cibo diventa la merce più preziosa. Ecco perché i ladri sono più contenti quando c'è un assedio. Rubano tutti i viveri. E a fine guerra sono più ricchi di speculatori. Per questo ho venduto tutti, amici mia. In più, Stannis conosce benissimo approdo ed i punti dopo approdato. Vabbè, va. Come la porta del fango. E che cazzo di nome pure voi? Ma se si chiama così, ma vai ristrutturala un attimo. Porta bonificata, toh. Te credo che entra da là. No. E noi che famo? Questo libro ci darà la soluzione! A Ridaglia de Nord, ma al picco dei primi uomini, dove i corvi ancora vivi, ignari di tutto il bordello successo, scavano. Dai Sam che il moto te serve, dai! Ma come al solito si lamenta, madonna mia Sam! Muovi le braccine, forza! Hop hop! Sono due stagioni ancora così stai, non si spiega! Chilometri di marcia? Ma tu magni di nascosto, cioè, hai fregato il maiale dei Craster! Però alla fine, bravo! E si preoccupa per John, e si chiede dove sia finito! È morto, sicuramente! Ma sta col monco, morto pure lui. Ma con sé una spada di acciaio di Valiria. Gli hanno fregata, sicuro, è certo proprio. Da mo che sta sovvenuta e short al compro Valiria. Attenzione, il progetto d'arma. Ecco Desmond. No, un mantello appallottolato con dentro vetro di drago.
detto ossidiana, vetro vulcanico. Boh, Cinesaria porta l'acqua nelle piantagioni del riso. Ma spam! M'hai fatto cascare il telefono! Vecchie truffe! Lo specchietto! Si abbassa per accogliere secchio e risbam! Jaquel! Dove eri finito? Quest'uomo c'ha pure i cazzi di quest'uomo a cui pensa. Dovevi uccidere Tywin, ma ora è troppo tardi. Questa ragazza ci poteva pensare prima. Il dio rosso esige un nome. E mentre lo dice piaccarci in pollo. Sto rosica, che cazzo piaccarci? Vogliamo fame? Te venga a cercare, Torino de merda. Coke, allora chi scegli? Tywin? Tranne Tywin, uno qua vicino che non mate camminare su. Ah sì? Allora Jaqen H'ghar. Hai dato a quest'uomo il nome di quest'uomo, quindi quest'uomo deve uccidere quest'uomo, ma è lo stesso uomo che dovrebbe uccidere il suddetto uomo! Questa ragazza è sicura? Sì, ok. No, sta buono! Ma che te saresti ammazzato veramente? Ma che se te dicevo buttate da un ponte, te dice buttavi? Sì, allora no! Però c'è di vita una mano a fuggì. E no, questa ragazza non si regola. Nomino Jaqen H'ghar. Alessia in nomination. Va bene, quest'uomo abbozza. Vino. Tyrion e Cersei parlano della battaglia imminente. E de Podrick. Ma se è strano, perché non m'ha visto sotto. Che cos'? Niente. Parli dei ragazzini strani. Corfio che c'hai. Mio figlio non è strano. Eccentrico. E tanto coraggioso. Vuole combattere insieme ai soldati contro Stannis. Ma che davvero? Mando cazzo va infatti? È solo un ragazzo. Tu ricordi Jamie all'età sua? Da mo che gli dava di spada? O po' di forte? Forse ho capito che intendi, ma non voglio sapere niente. Scopavamo. Ho capito! No, io ho capito il tuo piano. Hai mandato via Marcella. E ora vuoi che Joffrey muoia in guerra. Farima e c'è. Sei cattivo! Oh, vaffanculo! Ma perché mi ha preso? Per te! Sei paranoica, porco zio! Marcella l'ho mandata a Dorna a Piar Sole! Famosa Saspir! Oh, 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 oh! Fidate che non gli manchi! E Joffrey, cazzo! Almeno a farsi vedere! Sto qua, guarda, insieme a voi! E ai soldati gli pia bene! Cioè sì, lo so che non lo vuoi capire, ma te voglio bene! E voglio bene pure i nipotini! Tranne Joffrey! Non ci credo manco per un cazzo! E vaffanculo, però! Facessimo pace io, te e mi padre, col cervello mio e de papà, e la tua tutto perché sei perfetta. Conquisteremo Westeros in 2 ore, cazzo! Volemo se beh! Ho catturato la tua puttana! Con faccia memina de Cesira. Niente, sodieremo per sempre, vabbè. Gioco del muori, via! Ma davvero? Va come far vago, Tyrion? Anche se si sta caga sotto male. Porca puttana, Shay! Oh, scusa, Shay, non intendevo te. Le mie spie sono brave, non come quelle di Rob. Questa? Ta sei già sposata? Come quell'altra? Ma le mugnaie ne esistono più. Solo le puttane da retta, oh. Infatti sto a parlare con te. Ti piace questa, eh? Bla bla bla. Guarda Cesira, che faccette. Guarda Lena, come fai a non amare Cesira? Mo te dico come famo. Se a Joffrey gli si spezza un'unghia, gli spezzavo un'unghia alla tua puttana, anzi tutte. E se Joffrey dovesse morire? Come posso sapere che non sia già morta? Voglio vedere una foto col giornale di oggi. Faccio de meglio. Te la porto qua. Ser comparsa. Porta l'ostaggio dietro la tenda numero 1. Ed ecco Shay, la puttana, l'imprenditrice di se stessa. L'amata di Tyrion. Ross, ma come Ross? Riconosciuta dalle spie di Cesira grazie alla collana che però gli aveva regalato Arnord nella stagione 1. E quindi non è Shay. Ma t'ho fregato, sono troppo forte. Ma non è la mia, che? Mia adorata Ross. Ross, quanto mi disp che t'hanno fatto la bua. Oh Ross, ti amo, ma più non posso. Ross regge il gioco del muori. Vedi che devi fa. Oh, comincio a chiacchierare. Ti salverò. Momento malocchio di Tyrion. Zingirion. Verrà il giorno in cui penserai di essere happy. Ma poi arriverò io e tiè. Cose brutte. Vaffanculo. Cesira, ti amo, cazzo. Sta fa una cazzata, Tyrion te vuole bene, ma ti amo. Ma che faccetta, va? Tyrion, indovina dov'ha? Da Shay. Shay, che te urli? Oh, vedi come fai? Forse dovremmo lasciarci. Ti amo. Tu sei mia. Però mia. Vai, Garmo, non era nel contratto. Tocca a rivedere i prezzi, la clausola mia, sono sordi, eh. Promettimelo. Va bene, va bene. Previo pagamento. Eh? Sono tua e tu sei mio. Ah, il brontolino della casa. Attenzione a sta frase, tu sei mia e io so tuo. Che gli gritta gli apre Buda.
pure questa. Ygritte ce l'ha una frase sua. Pure quella tu non sai niente, lo dice prima John Amon. Tutte frasi associate a lei. Ma ne è vero un cazzo. Andiamo avanti. Rob parla con quella brava personcina di Rose Bolton e finalmente scopre che gli hanno fregato Winterfell. Oh, ecco che era sto presentimento. Oh, vedi però quanto so più lente ste puntate. Fosse stata la settima stagione, in quattro scene c'era la presa di Winterfell, la sorella che gli dice levate, gente che orecchiappa subito, capito? C'è in una puntata, fidate. Invece qua piano piano, mo lo vi a sapere. Allora lui dice lego, andiamo. E infatti Russa consiglia di mandare quella brava personcina di suo figlio Barry Ramsay a risolvere la situation. Dai, di agli uomini di ferro che se si arrendono noi famo e vabbè. Ah, io dirò, ah, o farà. Tranne Tion, Tion deve soffrire. Ma inviti a nozze Russe. Che? Detto niente io. Rob se l'è presa per il tradimento di Tion. Però non dirlo a lui, che questi devono parola, eh. C'hanno un altro livello di sofferenza. Sta buono Rob, te prego. Trattamento Griffiths. Vabbè, te l'ho detto trattamento Rick. Bella regà, a ridaglia questa. No, mo te levi dal cazzo che stiamo a parlare di cose serie. Non è che ogni volta che arrivi Talisina mia adorata. Arrivederci. Cosa avrà da dire di così importante Talisa per interrompere questi che discutevano su come salvai fratellini Lord Pari de Rob? Come stai? Corse note poi forse Russo e Walder non c'hanno tutti i torti. Eppure Rob se ne accorge che non si è regolata a sto giro. Come sto? Me chiedi come sto? Ho messo al gabbio mia madre? Beh sì, i miei fratelli potrebbero essere morti carbonizzati per quanto ne so. C'hai ragione pure te. L'uomo che consideravo il mio miglior amico, anche se lo trattavo da poraccio quando ti ha salvato Bran, hai rosicato, m'ha tradito? Ora che la metti così, e tu mi chiedi come sto? Era una domanda del cazzo, ho capito. Come sto? Secondo te? Oh, e basta. Sta pare una donna sessista. Sì, ok, ma sei tu che c'è il ciclo. Hai ragione. Cioè c'è il ciclo e sei una donna. Ho esagerato. Ah, e dai, the flirt. Io so cantare. Ah, però. E sono a... Sono a me qualcosa? No, no, ho detto una cazzata per darmi in tono. Seguono filler sul fratellino morto annegato, che però non era morto. Tu non esisti. Ma vabbè, fratellino, battesimo, isole de ferro, risorto, più duro e più forte. Grazie a un uomo con un pesce tatuato in faccia. Fedez. Uno schiavo da Ferragnister. Quindi Fedez. No. Che mi diede una spinta. Ammortissima. E infatti. Ma no, porello. E infatti. Lo fece per salvare mio fratello, che rinvenutosi lo abbracciò. Ah, piccoli angeli. Momento filler occhi del cuore. Ed ecco perché sto qua a fa la medica, la dottora, capito? No, cosa? Che Fedez ha salvato tuo fratello? Ma infatti cazzo dico, me ne vado. No, no, aspetta, anzi, ti amo. Pure io. Cioè, famoli scopà così de botto senza senso. Dopo la storia del fratello annegato, cioè, e così domani ti sposi. Sì, ma niente di serio. E stiamo a due. Cioè, sta puntata è tre uomini e una gamba. Confetto grigio, tre uomini e una zampa. Sì, sì, ridi, ridi. Ridi adesso. E bla bla bla. Ma vabbè, Walter lo capisce. So ormoni, so giovani. E che sarà mai? Se risolve. Torniamo da Frittella, va! Food blogger un'altra volta! Accollici! Aprite il canale RollTube e chiacchiera là! Ha rimediato i viveri! Sì! Allora aspettiamo Jaqen che ci dà il segnale! Ma ci stanno le guardie, sore! E che hai paura? Sì, ci stanno le guardie, sore! No! Ci stavano le guardie! Perché sono morte? Ma così stiamo a quattro, queste sono due. Non me ne mancava uno. Vabbè, Arya, Gendry e Frittella riescono a fuggire. Stannis è pronto a salpare per il battaglione contro Approdo. E si complimenta con Davos, che anche se lo chiamano cavaliere de Catarin da cipolla, lui non sa via. Anzi, si mette a distribuire dei conti. Poi brinda e sa bionca. E i lord lo guardano malino, perché era plebeo e il padre pescava granchi. Fermentati! No, ancora no. Ma tu sei più bravo di quelli. Dov'erano i lord quando me stavano per fa la bua a Campo Tempesta? Eh? E dov'era Gondor? Chi? Ma che ne so, dovevo dirlo. Vabbè, i lord c'avevano da fa. Ned e Robert stavano a fare una rivoluzione e m'hanno lasciato indietro a Capo Tempesta con 500 uomini a mangiare i cavalli, i gatti, i cani, i sorci e gli animalisti a mangiare con noi perché stavano a morire di fame. E a loro la gloria. Eppure una sorella barra fidanzata morta. Ma non so uno che rinfaccia. Infatti sembrava. E poi arrivasti tu a portarci le cipolle e patate e manzo. Te se ricordiamo per i cipolle, sì. Va bene. Robert mi disse di fare così, di difendere Capo Tempesta. E io lo feci. E infatti sei bravo, i nei libri ti amano tutti. E che fa Robert poi? Da Capo Tempesta Renly. Vabbè, ma tu c'hai Roscia del Drago di Targaryen. Capo Tempesta è più bella, è più fertile. E a Renly la dà. E continua la dinastia. Renly, me stanno a pià per culo. Beh, pure te, eh. Non è che tua moglie c'ha una collezione di exogini Funko Pop un po' strana. Non spoilerà. Comunque che bravo che sei. Il lord ti piano per
per culo e te li difendi pure. Mazza, che signore. Wow. Corsenno te poi, mi dispiace per dita. Ed è per questo che ti nominerò mio primo cavaliere. Wow, io? Ma che davvero? Eh no? Mi dovrei inginocchiare? Te che dici? Subito, subitissimo! Torniamo ad approdo e rivediamo Geoffrey. Oh, che ci dici, Gio? Sempre un piacere vedete. Sempre cose belle. Incapaci! Rompe i coglioni a tutti, come al solito. Vuole attaccare il nord adesso, visto che non ci stanno più notizie. E Rob sta un fracco delle leghe più là. Ma Tyrion gli ricorda la non trascurabile questione che mo ci assediano! Mio zio Stannis, se oserà avvicinarsi, gli farò fa la fine del Joker. Andrà in giro a dì come se fatto quelle cicatrici. Ha sentito? Sì. Lui contro Stannis. Madonna. Ha estratta la spadina poi, ha visto, per rinforzare il concetto. Cringe. Madonna che cringe. La vecchia che cringe. Gna posso fa. Me devo sedere. Vorrei essere franco con te. Ma ti chiami? Non dire che non mi chiamo Franco, te prego. Ok. Vorrei parlare in modo onesto con te. Magari se potesse parlare in modo onesto, eh. Ma te, che cazzo vuoi? Il mi? Non dire il tuo se potessi, per favore. Ok. Prima tu. Io c'ho tutta gente in super carriera in famiglia. Mi fratello, la più giovane guardia reale della storia. Ed è pure bello. Mi sorella è diventata regina a 19 anni. Tempo di diventare maggiorenne, zana regina. Qua a 19 anni i serfi. E mia sorella regina. Da 19 anni fino a mo. E anche dopo. Ed è bella. E io, diciamo che sono solo bello. Ma no poi, ora sei primo cavaliere. E infatti, mica lo so se reggo l'attenzione. Ma dai, sei bravo al gioco del muori. Ho capito, ma se Stannis ci fa game over? Frase per le magliette. Ma non esiste il dio delle dette del vino, ok? Nell'isola dell'estate c'è una dea con 16 zinne. Ma che è una capra. Breaking news de Varys. Tutte cose su quello che fa Daenerys. Ma va, è una ragazzina. C'ha tre draghi mo, eh? Ma va, credo più alla dea 16 zinnuta. E continuiamo a sottovalutarla. Anche perché c'aveva tre draghi. Mo, sono spariti. CSI Kart. I draghi qua non ci stanno. Oh, gioca Lesbrinx. Zaro mo comanda tutta la baracca. Meglio se sedamo. Ma i miei pampini! Non sono i tuoi pampini! Non li hai cresciuti nel tuo grembo. Attenzione, giora contro l'adozione. Sono draghi. Ok, già questa è una cosa più sensata. Ma comunque no, sono i miei piccoli angeli. Ci hanno detto che stanno a casa degli eterni. Namoci. Che se famo frega la roba e scappamo? Che famo abbozzamo? It's a trap. Quello fai magie. A me viene a parlare di magie. Io significa te poppo i draghi così, dar fuoco, con ste mano. Che mo te metto in faccia, die? Sono i miei figli, gli unici che avrò mai. Capito, stagione 8? Perché la strega mi ha devastato l'intimo. Capito, l'unici. Con te, niente figli, se c'avevi qualche fantasia. How could this happen? E il pezzo prima dei figli? No. Vabbè, andiamo dai draghi. No, riannamo a inizio puntata. Tion vuole tirar giù i cassini, quelli appesi bruciati. Ma Fake Rick dice no. Lasciamoli ancora un po', che male non fanno. Sì, ma puzzano, mo, dai. E allora vabbè. E vorrebbe pagare il contadino per il disturbo, diciamo. Mamma mia, una sciocchezzina. Eh? Il contadino? Ma che scherzi? È morto. Lui, la moglie, il cavallo, il gatto, il cane, il sorcio. I corpi abbiamo spediti a Stannis, che ormai c'ha una certa dieta. Abbiamo buttato giù la casa, sparso il sale, messo una colata di cemento, fatto il parcheggio. Siamo andati al comune, mo' edificabile, c'è un condominio sopra. Ah, Mastro Luwin sente, capisce, che sti ragazzini, forse... non so gli Stark piccini, che sono nelle catacombe. Perché non sono morti. E meno male, almeno questi. Brava Don Sosh, che li ha nascosti nel posto più impensabile, proprio nelle catacombe di Stark. Ma chi ce va a controllare? E in realtà quei ragazzini bruciati sono i figli del contadino, appunto. Quello de un po' de puntate fa. Piccolo angelo rip pure lui. Poi li chiamavo i figli del contadino. Cheat. Come se ce ne fosse uno per tutto il nord, vabbè. E a sti ragazzini gli hanno dato fuoco, appunto, per non farli riconoscere. Hai capito, Bran? Bran Basito. Basi, Bran. E fine. A prestissimo con la 209, subito, regà. Devo finire sta seconda stagione prima del 14 aprile. Spero. Eppure una del libricino. Forse.